Antonella Elia non è solo l'interprete di un personaggio televisivo che seppe ironizzare sulla sua goffaggine tanto da diventare la parodia della balletta Oca ed è pensante. E il suo parlare a sproposito davanti alle telecamere senza pensare minimamente alle conseguenze delle sue assurde esternazioni non definisce a pieno la sua esistenza televisiva. Dietro ai balletti, dietro alle gaffe più o meno volute della sgangherata balletta bionda e stralunata, si nasconde infatti un carattere selvaggio. Il carattere di una donna poco riflessiva che nel tempo ha imparato a farsi rispettare. E tu stai zitto, sennò vengo lì e ti do due schiaffi. Il carattere di una bestiolina selvatica capace di adattarsi alla natura selvaggia. Un piccolo animaletto guidato dall'istinto, che a contatto con alcuni esseri umani può assumere le sembianze del più feroce dei predatori. Per comprendere appieno questo aspetto caratteriale di Antonella dobbiamo tornare nell'autunno del 2004 e muoverci alla volta della penisola di Samaná, collocata a 245 km dalla capitale della Repubblica Dominicana, Santo Domingo, lì dove i naufraghi VIP delle prime tre edizioni dell'Isola dei Famosi si barcamenarono tra digiuni, alleanze, prove di resistenza e ultime spiagge, al fine di aggiudicarsi la vittoria di uno dei programmi di maggiore successo della storia di Rai 2. Una volta terminata la sua esperienza a Los Angeles, Antonella venne infatti contattata dalla Rai per partecipare alla seconda edizione del reality condotto da Simona Ventura. Un'esperienza estrema che la nostra Antonellina scelse di vivere nel modo più viscerale possibile, immergendosi completamente nella natura fino a fondersi con essa, stabilendo quindi una connessione profonda con la madre terra e gli elementi naturali fino a diventare un tutt'uno con il mare, con gli alberi, con la pioggia, con la spiaggia. Il mare, le onde, il vento, la sabbia. Una simbiosi profonda e totalizzante che risvegliò in Antonella gli istinti ancestrali di una creatura solitaria a tratti primitiva. Una forma di vita disposta a battersi con i suoi simili pur di non sottomettersi ad essi e alla loro egemonia. Questa è la terza puntata di Essere Antonella Elia. Essere naufraga. Essere selvaggia. Anna Laura Ribas e Patrizia Pellegrino. Due donne completamente diverse, accomunate dallo stesso obiettivo e da una consapevolezza condivisa. Due antagoniste bramose di ottenere lo status di femmina dominante, perfettamente consapevoli di non poter interagire pacificamente l'una con l'altra. La prima, originaria del Brasile e nota principalmente come velina dell'edizione 1992 di Striscia la Notizia e come valletta di Ok, il prezzo è giusto dal 94 al 98, è una donna indipendente e testarda che sull'isola agì prevalentemente in silenzio e in solitaria, mantenendo per tutta la durata del gioco un invidiabile self-control. La seconda, attrice, showgirl, cantante e conduttrice originaria di Torre Annunziata, è invece una donna logorroica e polemica che, a differenza di Anna Laura, preferì giocare stringendo alleanze con i compagni di avventura che riconobbe sin dall'inizio come concorrenti più forti.
Aida Jespica e Francesco Facchinetti, i fidanzatini dell'isola che Patrizia identificò immediatamente come gli alleati ideali da proteggere dagli attacchi esterni con l'atteggiamento di una madre petulante e protettiva. A fronte dell'ennesimo attacco sferrato da Aida e Patrizia che accusarono Anna Laura di essere una scontrosa prevaricatrice, Antonella Elia, che fino a quel momento aveva detestato la brasiliana con tutte le sue forze, inaspettatamente prese le sue difese, scoperchiando così un vaso di Pandora ricolmo di rancore e oscenità. Secondo Antonella, sarebbero infatti la Pellegrino e la Jespica le mele marce dell'isola. La prima un'ipocrita dall'alito maleodorante, la seconda, ancora una volta, un'handicappata con la sindrome della pupa del boss, che mostrando segni e glutei a DJ Francesco si sarebbe guadagnata la protezione di un manipolatore inetto che utilizza gli esseri umani come pedine di un gioco scorretto. La discussione che ne seguì travalica ogni limite del trash. Perché io sono riuscita a trovare un ruolo piccolo, minuscolo, devi tagliare i pezzi per tutti. Sono riuscita, sì, perché lo faccio fa bene, non manco di ma non è giusto che lo facciano tutti noi. Ma no, perché lo fa bene lei? Io, ma perché? È l'unica cosa che io so fare, io non so pescare, so prendere i granchi e so dividere le porzioni. Ma nessuno sa fare. Ognuno vorrebbe, secondo me è giusto che ognuno. Ma cos'è, ti arrabbi perché lei fa le porzioni? Ma è il cartone in cui usa. Ma lei ha fatto mai ma che cosa ti ho usato io? Che dici tu d'estate? Dici tu no, sai cos'è, ti dà fastidio? Ti dà fastidio perché io sono qui e solo quello che ho fatto. Perché tu hai cominciato la sua bambina, la sua patatina. Ma aspetta, io mi domando perché adesso Antonella difende la Laura? Perché lei è simpatica, è onesta. Adesso poi come dicevi lei la satira? Che era una stronza, era una poi stronza. Ho cambiato idea. Ma anche tu Alessia quando fa ho cambiato idea su di lei. Non è così Antonella, non è così. Perché con Alessia fai venire fuori il bel temperamento da sudamericana. Fai venire fuori. Ragazzi, io ho fame perché non facciamo da mangiare. No, falle sfogare, falle sfogare. Questo è un bel teatro. Con Alessia. E lei è diventato lo fare, con Alessia è stato. Ma sono adesso, adesso, conio, fatto vedere le tette, il culo, le uniche cose che stai far vedere, le tette, il culo. Ragazzi, posso che vuoi copiare Francesco? Io copio, ma sei gelosa perché sei un'handicappata che tu non sei manco capace a camminare. Non puoi andare con Francesco perché ho due piedi lunghi. Hai bisogno della patatina, quindi fai la mamma, la patatina. Guarda che lei sa fare più cose di me di te messi insieme. Ha più forza di me di te messi insieme. Si vede cosa sa fare. Tu non hai nemmeno la forza di quella che è lei. Lei ti tira sulla zattera così, tu non ci riusciresti. Ma è davvero patatina, una patatina fantastica, Antonella, sei una gallina come voi siete stata. Le regine, sei una gallina e tu sei pure cretina, sei la cretina gallina, Antonella, e ti un'altra cosa, ha ha ha, c'è l'alito pesante che sì, fa perché ho fame da morire, mamma mia, una bella tu puzzi, anche tu puzzi, e Dio non puzzi, te la ti bagni mai, ma l'alito che sembra una volta che si ragazzi, sei una bambina, Antonella, sei una stupida, te lo giuro. Voi invece sembrate tanto intelligenti, no, guarda. Non è che sono intelligente, è che sono una santa. Non è che sono una santa. Io non sono una santa. Io non sono una santa. Io non sono una santa. Ma fai così adesso perché sono la telecamera, ma sei veramente una stronza. Sono una stronza, ma davvero. Sono una stronza di merda, ma tu c'hai le tette in culo. Allora, qual è il tuo problema? Ma lì su quella spiaggia diventata ormai l'improvvisato palcoscenico di una rappresentazione teatrale dell'assurdo, avrete sicuramente notato le suppliche insistenti di una donna del tutto disinteressata alle dinamiche del conflitto in atto. Una donna che da ore, da giorni, stava aspettando con una malcelata impazienza di poter finalmente placare la fame, causa principale del suo tormento esistenziale. Una donna perfettamente consapevole che sull'isola dei famosi la parola guerra può essere sinonimo di digiuno. Carmela Tonto, in arte Carmen Di Pietro, soubrette potentina classe 1965 nota come la vedova del giornalista Sandro Paternostro,
Come colei che nel 1997 balzò agli onori delle cronache in seguito all'esplosione della sua protesi mammaria sinistra su un volo diretto a Madrid. È una donna che nel tempo ha dimostrato di sapersi reinventare calandosi nei panni dei più grandi poeti del Novecento. Un'improbabile declamatrice di componimenti lirici in grado di suscitare nell'ascoltatore ben più di un interrogativo. Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo. Ognuno sta solo? Sul cuor della terra? Trafitto da un raggio di sole? Ed è subito sera? Carmen, insomma, è una donna abituata a porsi domande sui massimi sistemi, tormentata dall'impossibilità di trovare risposte. Un'altra bellissima poesia, Mi illumino d'immenso, di Giuseppe Ungaretti. Mi illumino d'immenso? Ed è anche una naufraga che, nonostante gli sforzi, nonostante i disperati tentativi di placare la tensione, quel giorno sull'Isola dei Famosi non mangiò. Perché quella che fino a quel momento era stata una surreale discussione basata su, boh, quello stesso pomeriggio, si trasformò nella rissa più violenta della storia dei reality italiani. Qual è il tuo problema se ho tanto culo? Qual è il tuo problema? Sei gelosa perché non ce l'hai? Ma perché sei così? Invidiosa, sei tutto, sei stupida, stronza, invidiosa, sei tutto. Il tuo calendario me lo appendo al muro e dico, adesso faccio le cose che fa lei. Certo, tu non puoi farlo, Antonella. Ma perché fai così? Perché sei un quadro, sei uno specchio, Antonella. Tesoro, tu non puoi farlo, purtroppo. Ma nemmeno te. Ma io sono una patatina. Ma tu sei bella, io amo te, patatina, perché tu sei bella e io sono brutta. Tu sei cretina. Ehi, basta adesso. E tu cosa sei? Deficiente. Sicuramente più intelligente di te. Fai schifo, sei una ipocrita, sei una falsa e deficiente. Oh, cretina. Basta, ragazze, basta. Basta. Basta, Ida. Fate prova, guarda. Per l'amor di Dio. È una falsa, basta! Fate vedere un picchiata! Parli per te, dici le cose tu! Ma guarda come sei! Siete voi che siete false! Sei una falsa, pezzo di merda! Ma scusa, ne stavo basta! Stavo menando Patrizia, dimmi! Ehi, non vuoi dire basta? Basta! Basta. Ad aggiudicarsi la vittoria della seconda edizione dell'Isola dei Famosi fu l'attore, cantante e modello spagnolo Sergio Muniz, che visse da solo sull'ultima spiaggia per più di 50 giorni, eliminando uno ad uno tutti gli altri concorrenti fino a trionfare al televoto con il 75% dei voti favorevoli. Antonella Elia, la naufraga più divisiva e discussa di quell'edizione, se non addirittura dell'intera storia dello show prodotto da Bunny J, venne eliminata al televoto prima da Kabir Bedi e successivamente proprio da Sergio Muniz, dopo 43 giorni di permanenza sull'isola. Ma quel legame viscerale che riuscì a instaurare con la natura, quell'atteggiamento riottoso e ribelle unito a una certa refrattarietà alle regole imposte dal gruppo, le permisero di prendersi la sua rivincita 8 anni dopo. Per la precisione, il 5 aprile 2012, giorno in cui Antonella venne incoronata vincitrice dell'ultima stagione dell'Isola dei Famosi trasmessa dalla Rai. L'edizione All Star che raggruppò sulla stessa spiaggia i naufraghi più iconici della storia del reality, tra i quali, guarda caso, vi fu anche Aida Jespica. E con lei, un'altra acerrima nemica della nostra Antonellina.
deve mangiare, per favore, eh? Ma abbiamo preso del pesce. Per favore, festeggiamo, c'è il pesce, mangiamo, no? Che cazzo?